Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale naturalmente, per quelli che ci conoscono già, per quelli che non ci conoscono iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e scriveteci anche un commentino sotto che ci fa sempre piacere. Innanzitutto siamo sempre in Trentino e il setup è questo. Abbiamo trovato questo posticino con tavoli e panchine in riva al fiume, ci troviamo a Fiera di Primiero. Qua abbiamo tutto, la situation che è questa, esatto, sotto un bel alberello. Naturalmente adesso siamo pronti a sgrigliare perché ragazzi da adesso in poi il mood sarà sempre questo. Camping gas sempre a portata di mano, il nano sempre a disposizione. Adesso si griglia. Lo sai che adesso va di moda? Abbiamo. Allora, vai. Salsicce vegetali dell'Unconventional. Poi abbiamo. Poi. Questi sono i miei hamburger preferiti da quando li ho scoperti alla mia fine. Sono i Next Level della Vemondo. Allora, questi sono i vegan burger della Vemondo che si trovano a Lidl. No, Luca, io non ci credo cosa c'è dentro. Ma tu l'hai mai letto? No. Ma li mangiamo da un secolo. Allora, sono i nostri preferiti. Sono sconvolta perché ho appena scoperto che sono a base di farina di soia. E Carote. E funghi champignon. Non ci credo. Sai che dicono che funghi, il sapore dei funghi assomiglia alla carote? Sì. Non ci credo. Questa è una super scoperta che abbiamo fatto all'Esselunga da poco. Salsiccia vegetale. Io lo sottolineo sempre, non si sa mai. Esatto. Della Plant Heroes. Guardate che roba, bella. Cioè sembra carne. Infatti a me piace un po' pochino perché è troppo carnosa. Questo è uno dei pochissimi che sa veramente di salume. Allora, questo qua riproduce praticamente il prosciutto crudo. Ragazzi, la situazione è questa. Che bello. Adesso saliamo un pochino, andiamo verso il laghetto Velsberg, che lì c'è un fiumiciattolo, ci buttiamo lì in riva al fiume, ci refrigeriamo un pochino. Sto morendo. Sì, fa caldissimo. Ciao ragazzi, guardate che posto. La vita da montagna è anche questo. Bello questo stabilimento. Che figata! La montagna non è solo sudore, camminate, trekking, è anche questo, è anche questo. Acqua cristallina e freschissima, esatto. Natura. Tempo bello, brutto, non ce ne frega niente, ma c'è anche un po' di sole, verde. E allora ci troviamo nella Val Canali, ai piedi delle cosiddette palle di San Martino. Qua mi ci portava mio papà da piccolo. E ora porti me. E ora ti porto te. Ve lo geolocalizzo nel video, che così sapete dov'è. Ed è una figata. Bello, bello, naturalmente bello. Lasciare sempre pulito, perché sennò vi vengo a prendere io. Infatti. Adesso qua è ad essere onesti. Ma chi ce lo fa fare di andare in giro, sudare, fare trekking, stancarsi? Bello il trekking, è bello tutto, noi adoriamo infatti per anni praticamente tutti i trekking possibili qua li abbiamo già fatti. Quindi ora è anche giunto il momento di crogiolarsi. La nostra veneranda età, la tua. Grazie. Scherzo. E quindi cos'è che fai? Passi la giornata così. Ogni tanto ti bagni. E poi ancora così. Allora ragazzi, belli docciati, profumati. Io soprattutto. Però tu sei bella ustionata. Io mi sono un po' ustionata. Diciamo che il fiume fa il suo bel effetto. Comunque oggi tutto il giorno mia. A crogiolarci con le zampine nell'acqua. Mamma mia, mi sono fatta praticamente un trattamento termale. Mamma mia, aspetta, infatti siamo tutti morbidi. E adesso, visto che non abbiamo fatto trekking, non abbiamo camminato, abbiamo fatto un cazzo tutto il giorno,
Adesso andiamo a fare un bel aperitivo, ah, qua la regola è una sola, si va in paese a piedi, rigorosamente a quindi piedi. Quindi stiamo andando in paese a piedi, un bel giretto aperitivo che sì, ancora non l'abbiamo fatto. Esatto, non l'abbiamo ancora fatto. Siccome stasera poi ceniamo a casa, adesso ce la godiamo un po' qua e aperitiviamo. Andiamo a casa così stasera. Quando avevo 6 anni, cioè ancora. Aspettavo. Non può mai mancare bere da qui. Avrei preso pure qualcosa, però non me lo fai. Allora ragazzi, se volete bere la birra veramente buona, ristorante birreria La Doga, birre artigianali, adesso vado a preparare un sughetto molto molto speciale con tonno vegano, olive e pomodoro. Sto posto, l'abbiamo sempre detto, ti cambia completamente tutti i ritmi. Una vecchia. Sì, sì, diventi un po' anzianotto, perché comunque sono le 7:25, mi sembra mezzanotte. Mangi presto, vai a letto presto, però sei tutto il giorno fuori. Raga, allora, degenero, ragazzi, corri. Corri. Allora, ragazzi, noi abitiamo lì. E sta cioè, arrivando. Solo lì. E siamo a piedi, sta arrivando. Sta tuonando a dei livelli, poi qua non sono i temporali. No, no, di qua Milano. Quando viene giù, viene giù. Oh, è nero. Mamma mia. Qua sono. Dobbiamo io. Fare tutta questa strada fino su la salita. E poi siamo ma lì. Ma Luca, è un disastro. Succede un. Mamma, pure i fulmini. Mamma. Ragazzi, arriva del finimondo. Ce la faremo mai. Oh! Piove. No! Pioggia manetta. Luca, basta. Mamma. Madonna. Guarda che però ci sta andando bene per ora. Sempre di più. No, Luca. Oh, raga. Va. Allora, Roberto Sama, raga. Bestiale. Siamo fradici. Corre, ti porta via. Ragazzi, la quiete dopo la tempesta. Allora, ragazzi, stasera cucino io zucchine. Stanno andando le farfalle e qua mega sugo con olive e tonno. Tanta roba. Ragazzi, buon appetito. Ci siamo asciugati, lavati, dolciati. Cenetta meritata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.